E buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi incominciamo insieme prestissimo questa giornata. Sono le 7, dopo aver fatto il mio primo sorso di caffè posso finalmente riuscire a darvi il buongiorno. Oggi vi farò vedere che cosa mangio in un giorno, ma in versione dieta, diciamo, perché dopo tanto tempo ho deciso di sistemare un po' la mia alimentazione. Vorrei più che altro soffermarmi poi sulle motivazioni, perché immagino che tante persone si trovano nella mia stessa situazione. A questo punto finisco caffè, mi preparo e, come ogni lunedì che si rispetti, si vuole in palestra per fare gambe e glutei. Raga, oggi si gela, ieri ero in giro in maniche corte, oggi così ho dovuto mettere giubbotto e pantaloni lunghi. Arrivo in palestra che sono un ghiacciolo. Ed eccomi qua, pronta per incominciare il mio workout gambe glutei. Ammetto che questa biciclettata mi ha dato una bella mazzata. Doveva svegliarmi, non mi ha svegliata, anzi mi ha fatto venire praticamente pure il raffreddore. Comunque, a questo punto ho WorfiTab alla mano, che è il mio programma di allenamento online per donne, e iniziamo dal nostro gambe glutei palestra ottobre. Quindi un po' di mobilità, riscaldamento e poi primo set che prevede dei Bulgarian per incominciare così, il lunedì con il botto, quindi si va! Nel percorso di allenamento a WorfiTab ho racchiuso tutte le mie conoscenze e quelle delle mie collaboratrici, tra cui dietiste, psicologhe, fisioterapiste, esperte di benessere femminile, insegnanti di yoga, pilates, in modo tale da darti tutti gli strumenti di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi fisici, di salute, benessere, aumentare la tua consapevolezza e allenarti dove e quando vuoi, sia a casa con i miei allenamenti stile live o in palestra. Mi voglio male un pochino oggi, ma così si migliora, quindi ricordatevi, spingetevi sempre oltre, è dura, soprattutto sono le 7:30 del mattino, però si fa, per migliorare, dobbiamo avere un obiettivo chiaro che vogliamo raggiungere, questo ci aiuta un sacco. Inoltre non sarai mai sola e non ti sentirai mai abbandonata a te stessa, perché sono stata la prima in Italia ad introdurre il servizio rivoluzionario My Trainer, che ti permetterà di ricevere un supporto personalizzato durante tutto il tuo percorso, in modo tale da poter chiedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento alla tua trainer. Ti ricordo che puoi accedere gratis ad alcuni contenuti di WorfiTab, ma fino a giovedì c'è anche una promozione sul pacchetto più completo. Infatti, iscrivendoti ora riceverai anche un piano alimentare personalizzato stilato dalla nostra dietista. In descrizione trovi tutte le informazioni per accedervi. A questo punto io e Lara ci stiamo avvicinando ai finisher focus glutei di questo allenamento, quindi dopo hip thrust un bel po' di abduzioni in drop set che fanno bruciare tutto e passiamo poi agli addominali. Non saltateli mai, guardate che vi vedo, anche se fate soltanto 5 minuti va bene lo stesso, però non saltateli. E infine vi consiglio di fare anche qualche ripetizione di vacuum. Io finalmente sono costante nel farlo e sto notando un sacco di miglioramenti. Allenamento terminato e queste sono le endorfine post workout. Siamo felici perché è stato bello tosto e abbiamo pure spinto bene. E dopo l'integrazione a base di magnesio e vitamine per pelle, capelli, unghie, prepariamo insieme il nostro porridge, che è il nostro post-workout. Quindi fiocchi d'avena, farina di avena, acqua, tanta acqua, e facciamo cuocere. Il segreto per renderlo super cremoso e voluminoso è utilizzare metà dose di fiocchi di avena e metà dose di farina di avena e aggiungere poi lo yogurt appena dopo la cottura e poi guarnire insomma con i topping che preferite. Io in questo periodo sono davvero in fissa con
l'uva, che è dolcissima. Poi, come fonte di grassi, burro alle tre noci, questa cremina al cacao fatta con cacao in polvere e poca acqua. E non ci resta che mangiarla, perché ragazzi, io davvero oggi stavo letteralmente morendo di fame, quindi stavo sognando questo momento da quando stavo facendo gli addominali. Questo vlog sta andando avanti a sorsate di caffè, praticamente sono io che bevo il caffè e poi inizio a fare un discorso di senso compiuto, ma è lunedì ragazzi, lunedì si può fare. Comunque, sapete ormai che, sarà giusto un annetto che ho preso questa routine, ovvero di allenarmi la mattina presto, soprattutto il lunedì, perché è sempre un po' una giornata incasinata, in modo tale che poi alle 9.45 più o meno mi metto qua e fino a sera posso lavorare tranquilla, fare le call, gestire il team, dedicarmi alle mie ragazze. E come dico sempre, questa è una cosa che funziona per me, io sono una persona mattiniera. I giorni in cui mi alleno la mattina, quindi riesco a scaricare un po' di tensione, un po' di stress, sono i giorni in cui poi performo meglio. Tendo a svegliarmi la mattina, soprattutto lunedì, con un po' di ansietta, no? Ho imparato a gestire questa cosa, sta andando molto meglio, sto facendo un bel lavoro su me stessa, quindi sono felicissima. E quindi mi ricollego anche a questa cosa qua, che molto spesso mi dite: Lisa, ma come fai ad allenarti soltanto bevendo il caffè? Questo dipende dalle nostre abitudini e da cosa va meglio per noi. Ovviamente la cena, se voglio allenarmi presto la mattina, dovrà essere un pochettino più sostanziosa, ma poi della mia dieta attuale, dell'approccio che sto utilizzando in questo momento, ve ne parlo poi appena dopo il pranzo. Quindi la chiave è trovare sempre quello che funziona per noi. Sleghiamoci dai falsi miti: bisogna fare 5 pasti al giorno, bisogna mangiare quello la mattina, quel cibo la sera. Quello che fa la differenza davvero è trovare quello che funziona per noi, in modo tale che poi riusciamo a portarlo avanti, essere costanti, e sappiamo che costanza, impegno, determinazione poi nel lungo periodo portano anche ai risultati. Quindi si inizia a lavorare e dopodiché ci vediamo per il nostro pranzetto. Questo sarà un pranzo un po' al volo, però comunque buonissimo. Infatti ho optato per del pane ai cereali e questa mozzarella proteica, che se non avete provato e amate la mozzarella, fidatevi, l'amerete. Per quanto riguarda l'argomento cibi, proteici e cose varie, è meglio non mangiarli, dipende da ogni situazione, ovvero dal nostro fabbisogno proteico. Quindi non va assolutamente bene mangiare tutto proteico perché si pensa che faccia meglio, faccia diventare più grossi, ma facciamo sempre delle scelte consapevoli in base alle nostre esigenze. Buonissimo, abbinamento perfetto. Pranzo fatto e adesso voglio proprio prendermi qualche minuto insieme a voi per spiegarvi e raccontarvi il motivo che mi ha spinta a passare da un'alimentazione intuitiva, che ho portato avanti per ben 5 anni, sì, a un'alimentazione invece più strutturata, proprio seguendo un piano. So già che mi chiederete: Lisa, chi ti segue l'alimentazione? Vi rispondo già subito: io sono seguita da una delle dietiste del mio team di Our Fit Hub, che stila anche tutte le diete personalizzate appunto alle ragazze che sono iscritte. E per quanto riguarda questo servizio vi lascio qua sotto tutte le informazioni e c'è anche una promozione attiva, però vorrei proprio soffermarmi più sulla mia storia e su cosa mi ha spinto a prendere questa decisione. Sapete che io per tanti anni, ma lo avete visto anche qua su YouTube, che ho sempre condiviso la mia esperienza, ho sempre condiviso tutto, infatti è per questo motivo che volevo condividere anche questo cambiamento con voi. Ho seguito un'alimentazione intuitiva. Faccio una piccola premessa, ovvero che alimentazione comunque intuitiva c'è alla base una conoscenza dei cibi, sapere comunque di che cosa il nostro corpo ha bisogno in modo tale da non andare a mangiare troppo poco o troppo, e cercare comunque di assumere tutti i macronutrienti all'interno della giornata e nelle giuste quantità, perché comunque il fai da te iniziale magari di chi si approccia a questo mondo, oppure mangio sano e otterrò i miei obiettivi, ecco, non è che funziona proprio così. Perché comunque sì, va bene scegliere delle fonti pulite, però ovviamente bisogna anche fare attenzione alle quantità. Però sicuramente è un approccio bellissimo che tuttora utilizzo, ad esempio quando vado in vacanza o quando esco a cena, vado via al weekend e cose varie, perché comunque sono dell'idea che un piano alimentare prima di tutto deve essere sostenibile. E non deve essere soltanto il piano alimentare che bam, devi mangiare questo, ma darti anche tutte le nozioni e gli strumenti per imparare ad autogestire
poi in tutte le occasioni conviviali, come appunto vacanze, weekend, cene con gli amici. Non vuol dire seguo un piano alimentare e quindi elimino tutto il resto. Io diciamo che su questo punto di vista ero già ferrata, dato che venivo da tanti anni di appunto autogestione, e tuttora è un approccio che mi è utilissimo in tantissime occasioni. Partendo invece da 7 anni fa, questa non è la prima volta che seguo una dieta. Infatti, per chi non mi conoscesse, in realtà ho iniziato ad allenarmi, ad approcciarmi a questo mondo ormai, sì, più di 7 anni fa, e come un po' tutte le persone che iniziano, io andavo in palestra, facevo un po' di cose a caso, mi allenavo con qualche video YouTube, e però ovviamente non è che vedevo tutti questi miglioramenti, e lì diciamo che ho iniziato anche a credere a qualche falso mito. Mi ricordo che avevo iniziato a eliminare completamente alcuni alimenti, alcuni ortaggi, tra cui pomodori, carote, non so per quale motivo, e davvero ridurre anche porzioni, macronutrienti, e quindi a iniziare a far nascere dentro di me alcuni pensieri legati al cibo, alcune paranoie. Successivamente poi decido di farmi seguire dal punto di vista, vi sto dicendo ancora anni e anni fa, alimentare e di allenamento, ma ancora lì la situazione peggiora drasticamente, nel senso che mi viene consegnato un piano non assolutamente in linea con le mie esigenze, la mia età, il mio fabbisogno, e comunque era una dieta molto rigida con poche varianti, cioè lunedì Lisa avevi questo, martedì questo, e diciamo che non c'era molta possibilità di scelta, anche perché anni fa chi si allenava in palestra diciamo aveva la mentalità da bodybuilder, ma perché non c'era neanche tutto quello che adesso chiamiamo fitness wellness, c'era il bodybuilding. Quindi nulla, successivamente provo anche le diete con i macros, mi scarico le varie applicazioni per contare le calorie e cose varie, ma tutto questo non fa altro che peggiorare la mia situazione, soprattutto il rapporto con il cibo. Fortunatamente non sono mai caduta nel disturbo alimentare, però ovviamente ci sono queste paranoie, questi falsi miti a cui si credono, queste paure che nascono, si radicano dentro di te ed è molto difficile poi farle andare via e condizioneranno tutte le tue scelte. Quindi io ero arrivata a questa situazione qua e ad una certa ho detto basta, non voglio più saperne di diete, ormai ho capito che cosa va bene per il mio corpo, mi autogestisco. Nel frattempo ovviamente ho sempre studiato tanto per capire anche come funziona il nostro corpo, per studiare gli alimenti. Questo lo consiglio di fare a tutti, sia chi segue un piano alimentare che gli viene fornito, ma anche a soprattutto a chi si sta autogestendo, quindi dovete conoscere i cibi in modo tale poi anche da regolarvi. E quindi nulla, incomincio a sperimentare, ascoltare il mio corpo, riscoprirmi, cercare soprattutto di fare un lavoro di togliere tutte le paranoie che mi ero creata e che mi rincorrevano ogni giorno praticamente e non mi facevano vivere serenamente tante situazioni. È stato ovviamente un lungo percorso, ma sono arrivata finalmente dove volevo, quindi a raggiungere la mia serenità, il mio equilibrio, ormai un bel po' di anni fa, e quindi ho detto ok, questo è l'approccio che va bene per me e lo perseguo, vado avanti per la mia strada. Nell'ultimo anno però sono successe un po' di cambiamenti nella mia vita, come avete visto, e quindi ve lo dico sinceramente, mi sento cambiata, maturata, cresciuta e quindi pronta ad affrontare anche un altro tipo di percorso. Io penso che siamo sempre in evoluzione, dobbiamo sempre capire quello che funziona per noi in quel momento specifico della nostra vita, ok? In questa fase. E per me prima andava benissimo quello, mentre invece ora ho altre esigenze. Ho iniziato ad avere un lavoro più sedentario, perché sembra che mi alleno tutti i giorni, in realtà io no, mi alleno 3-4 volte a settimana con la programmazione di Our Fit Hub che ogni mese creo per me e anche per le mie ragazze, e tutto il resto del tempo io sono lì dove mi avete visto in realtà tutto il giorno, ovvero davanti al computer alla mia scrivania a gestire tutto. Il mio fabbisogno, l'aumento dello stress mi portava soprattutto ad avere spesso mal di pancia, quindi probabilmente c'era qualcosa anche che mangiavo che non andava bene, e poi avendo tanti pensieri per la testa, insomma, volevo proprio lasciare l'alimentazione in mano ad un professionista, in modo tale che io dovessi soltanto seguirla e sapere che quella era la strada giusta appunto per ottenere o comunque mantenere i miei risultati, perché diciamo che a questo punto non ho nessun tipo di obiettivo specifico se non appunto quello di stare bene, in salute e mantenermi così come sono. E quindi nulla, ho deciso di intraprendere questo percorso con la dietista che poi ho assunto anche per tutte le mie ragazze,
e mi sto trovando benissimo, ma questo perché prima di tutto è un altro tipo di approccio basato proprio sull'ascolto, quindi sulle tue esigenze, sulla tua routine, perché come vi avrò detto mille volte in questo video, l'allenamento e l'alimentazione devono essere compatibili con la nostra vita in modo tale da riuscire ad essere costante nel seguirli e di conseguenza avere risultati. Io sono sempre per dare possibilità alle persone che ci ispirano fiducia e abbattere delle barriere o dei paletti che ci siamo fatti, perché anche io mi rendo conto che se mi avessero detto tipo 4 anni fa Lisa adesso ricomincia una dieta, io avrei detto assolutamente no, non me la sento, non sono pronta, mentre invece ora in questo momento ne sentivo proprio la necessità. Quindi non fissiamoci su una cosa, non vediamo tutto bianco e nero, capiamo realmente quello di cui abbiamo bisogno e affidiamoci soprattutto alle persone giuste. A questo punto il pomeriggio va avanti e direi che ci vediamo poi stasera. Quando ti riduci alle 8 ad andare a fare la spesa, vuol dire che è stata una giornata impegnativa, però almeno esco un attimo. Basta, non ce la facevo più a stare sotto la scrivania. Giornata quindi si sta per concludere. Sono felicissima di avervi portato con me nella mia routine, nella mia quotidianità e soprattutto di avervi anche spiegato meglio il perché di questa scelta. Quindi so già che ci sarà qualcuno che mi dirà ma mangi poco, ma mangi troppo. Ragazzi e ragazze che magari si sentono tante volte giudicare o dire delle cose del genere, come vi ho detto più volte, funziona quello che va bene per noi, ok? Noi abbiamo una storia, abbiamo delle esigenze, abbiamo una routine, tutte le altre persone non la conoscono, quindi non diamo troppo peso ai commenti, ai giudizi e perseguiamo la nostra strada se pensiamo che sia quella giusta per noi, e lo capiamo soltanto se riusciamo ad essere costanti, quindi che sia sostenibile, che ci fa ottenere risultati e che ci fa stare bene. Come avete visto, io mi trovo molto bene ad allenarmi a stomaco vuoto, fare una bella colazione, fare un pranzo un pochettino più leggero, merenda e invece una bella cena abbondante con anche una bella dose di carboidrati e grassi, in modo tale da dormire tranquilla e soprattutto avere poi le energie necessarie per allenarmi il giorno dopo, sempre comunque la mattina presto. Questo ovviamente è quello che funziona per me e non è detto che questo funzioni anche per te, quindi cerca sempre di rielaborare, trovare spunti, ma ovviamente non copiare, adattare sempre tutto alle tue esigenze, al tuo stile di vita. E io vi ringrazio ancora per essere stati insieme a me. Vi ricordo sempre che se tutto ciò vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!